Questo è l'esperimento di Young ideale. Lo riconosciamo dal fatto che le fenditure A e B sono sottilissime e il loro spessore D' è trascurabile rispetto alla distanza D tra le due fenditure. Lo schermo si trova a grande distanza, qua sulla destra, anche nell'altra figura, e le onde laser arrivano da sinistra. Questi sono i fronti d'onda, arriva un'onda monocromatica, quindi un'onda armonica sinusoidale. Questa è la distanza fra due creste, la lunghezza d'onda. Ciascuna delle due fenditure diventa sorgente di onde sferiche per il principio di Huygens. Quindi da ciascuna fenditura partono raggi in tutte le direzioni e io qui ho disegnato un caso particolare, quella coppia di raggi paralleli che escono a quell'angolo particolare, alfa 1, che produce una differenza di cammino tra i due raggi pari a una lunghezza d'onda esatta. Delta è la differenza di cammino uguale a lambda. Nella seconda figura ho preso invece l'altra coppia di raggi paralleli che escono dalle fenditure con un'inclinazione alfa 3 tale da produrre una differenza di cammino delta uguale a 3 lunghezze d'onda. Questo disegno è identico a quest'altro che abbiamo visto prima, cioè a questi due, con la differenza che qui la luce laser arrivava dal basso e lo schermo era posto in alto. Qua invece la luce laser arriva da sinistra e lo schermo è posto a destra. L'altra differenza è che qui avevamo un reticolo con tantissime fessure, qui invece abbiamo soltanto due fenditure. Però l'idea dell'interferenza costruttiva tra i raggi è perfettamente la stessa. Tutto dipende se l'angolo di inclinazione è quello adatto, qui alfa n, per produrre una differenza di cammino delta che è un numero intero di lunghezze d'onda. Delta uguale n lambda. Qui la cosa è perfettamente identica. L'inclinazione d'uscita dei raggi deve essere quella opportuna affinché si crei una differenza di cammino pari a un numero intero di lunghezze d'onda. In queste condizioni si ha l'interferenza costruttiva. Questa interferenza costruttiva produce una serie di massimi sullo schermo, a partire dal massimo centrale che si ottiene all'angolo 0 quando i due raggi escono lungo le linee tratteggiate e quindi percorrono lo stesso cammino, cioè cammini della stessa lunghezza, cioè non c'è una differenza delta nella lunghezza dei loro percorsi. Quindi ovviamente arrivano in fase perché percorrono distanze uguali. E poi abbiamo una serie di angoli, alfa 1, alfa 2, che qui non è disegnato, alfa 3 e così via, che corrispondono a tutte le interferenze costruttive e generano il primo massimo laterale sia sopra che sotto a quello centrale, quando la differenza di cammino è di una lunghezza d'onda. Poi l'interferenza costruttiva genera il secondo massimo laterale simmetrici, quando la differenza di cammino è di 2 lambda. Poi avremo il terzo massimo laterale, quando la differenza di cammino è 3 lambda e così via. Un'altra osservazione importante da fare è quella di confrontare la lunghezza d'onda del nostro laser con la distanza tra le due fenditure e vedere se sono confrontabili. Perciò andiamo a vedere i numeri, i dati riportati sul nostro vetrino per vedere le due fenditure quanto sono distanti tra loro, quindi D, e quanto sono spesse ciascuna fenditura, cioè D'. Questi numeri sono indicati qua, Spalt Breit e Mittenabstand, che a quanto pare in tedesco significano Spalt Breit, la larghezza delle fenditure, quindi quello che abbiamo chiamato D'. Lo spessore di ciascuna fenditura, quanto è larga. Queste per esempio sono larghe ciascuna 0,2 mm. Invece Mittenabstand sarebbe l'interasse, cioè la distanza tra i centri delle fenditure, quello che abbiamo indicato con D. Qua per esempio per questa doppia fenditura è 0,3 mm. Per il momento trascuriamo la larghezza delle due fenditure, cioè D', perché abbiamo detto che stiamo considerando l'esperimento di Young ideale. Quindi facciamo finta che D', Spalt Breit, sia 0, quindi fenditure infinitamente sottili. E distanti quindi, per esempio, 0,3 mm. Quelle sotto invece sono distanti 0,1 mm. Allora, torniamo al disegno di prima, immaginiamo queste due fenditure distanti un decimo di millimetro, per esempio, 0,1 mm D. Confrontiamo con la lunghezza d'onda, abbiamo detto che i laser che corrispondono alla luce monocromatica visibile
generano onde di lunghezza d'onda grosso modo di 10 alla meno 6, frazioni di micron, diciamo mezzo millesimo di millimetro, tanto per fissare le idee. E confrontiamo questo mezzo millesimo di millimetro con 0,1 mm, che è la distanza AB. Allora ci rendiamo conto che la lunghezza d'onda è molto più piccola della distanza tra le fenditure, circa 200 volte più piccola. Infatti lambda diciamo che è mezzo micron e invece la distanza tra le fenditure 0,1 mm sarebbero 100 micron. Quindi tra mezzo micron e 100 micron c'è un fattore di 200. Questo vuol dire che il disegno non è in scala e che agli occhi di questa luce laser che arriva sul vetrino, queste due fessure appaiono distantissime. È come se la luce che arriva, la luce laser, fosse una persona che cammina e la sua, diciamo, lunghezza d'onda corrisponderebbe alla lunghezza di un passo, cioè i passi che fa. È come se facesse passi da mezzo metro e vedesse due finestre qui larghe, strettissime, ciascuna però distanziate di 100 metri. Si capisce anche che per generare una differenza di cammino di una lunghezza d'onda, basterà un angolo di inclinazione estremamente piccolo, magari soltanto 1 grado, forse anche meno. Infatti la differenza di cammino, che è questo segmento qui, verrà grande lo stesso grazie alla grande distanza che c'è tra le fenditure. Dunque in questo esperimento verranno angoli estremamente piccoli, i massimi luminosi verranno tutti quanti ravvicinati e per poterli distanziare e misurarli sarà necessario porre lo schermo a grande distanza dal vetrino. E vedremo infatti che la distanza dovrà essere di alcuni metri per avere i massimi luminosi distanziati di qualche millimetro o qualche centimetro sullo schermo. Siccome questi angoli sono piccolissimi, si può approssimare in pratica senza perdere precisione la distanza D con la lunghezza L. Infatti, se immaginiamo per esempio che D è 4 metri e i massimi laterali si trovano di 1, 2 o 3 centimetri spostati sullo schermo, allora anche per esempio applicando il teorema di Pitagora si vede che la distanza L risulta praticamente uguale alla distanza D. Per esempio provate a fare il calcolo con 4 metri, 4 centimetri e vedrete che L è uguale a 4 metri in pratica.